Guardi, intanto il fatto che una grande forza politica, qual è il Partito Democratico, perché in ogni caso siamo una forza che i sondaggi ci assegnano il 20% dei voti e secondo me possiamo fare meglio persino alle europee, è comunque una forza che se guarda il campo complessivo europeo risulta tra i primi partiti, nel campo progressista e democratico certamente ci contenderemo con pochi altri il primato della rappresentanza dal punto di vista del numero dei europarlamentari eletti in Europa. Quindi un grande partito ha bisogno di avere anche sensibilità al proprio interno diverso ed è giusto che i partiti si aprano alla cosiddetta società civile, cioè portare competenze, persone che hanno dimostrato e dimostrano nel corso della loro vita negli ambiti di cui si occupano di avere appunto qualità da poter aggiungere alla politica in quanto tale. Io peraltro cerco di portarci certamente il mio portato anche amministrativo, visto che sono alla guida della regione l'Emilia-Romagna, che in questi 10 anni è cresciuta più di ogni altra in Italia, nonostante un terremoto, la pandemia e un'alluvione gigantesca lo scorso anno. Tenga conto, Parenzo, che io per 6 anni ho guidato, mentre facevo il presidente dell'Emilia-Romagna, non solo la conferenza delle regioni, come si sa meno che io per 2 mandati, era la prima volta che c'era un italiano a guidarla nel dopoguerra, ho guidato per 6 anni, 2 mandati da 3 anni, il Consiglio delle città e delle regioni d'Europa, 100.000 enti locali di 40 paesi europei, quindi anche oltre l'Unione Europea. Sulle armi concesse all'Ucraina, alla resistenza ucraina per difendersi ed esistere e continuare ad esistere, il Partito Democratico ha sempre avuto una linea molto chiara ed era il sostegno alla resistenza ucraina, perché se si fosse fermata la Russia sarebbe finita la guerra, se si fosse fermata l'Ucraina sarebbe morta definitivamente e finita l'Ucraina. Dopodiché quello che possiamo condividere invece con Cecilia Strada, certamente, è quello che dicevo prima: serve un protagonismo nuovo e più forte dell'Unione Europea, nel senso di farsi portatore e portatrice di mediazione, perché noi abbiamo bisogno che il prima possibile si arrivi a una pace giusta e si fermino le bombe, così come credo che in Palestina e in Israele noi dobbiamo tenere il punto dei due popoli e dei due stati, per evitare che quel conflitto si allarghi e porti a quello che vediamo nel mondo a conseguenze drammatiche. Per cui io non vedo nulla di strano che in un grande partito ci possano essere su alcuni temi sensibilità anche differenti, ma questo sta dentro alla condivisione della stragrande parte del programma, dei nostri valori, e quindi io sono contento che i capoliste siano Strada e Annunziata da altre due circoscrizioni. Peraltro si vota con le preferenze e saranno gli elettori che decideranno chi di noi è giusto vada in Parlamento europeo. Allora vi faccio vedere.